quarto successo consecutivo per i Rimini di Muccio e Carlo Meoni, ripiega meritatamente la resistenza della Collegiana a termine di un match ben giocato e ricco di emozioni, con la Collegiana che si dimostra un avversario arduo da superare. Ci è voluta più di un'ora per avere la meglio su un avversario che ha giocato la sua onesta partita, tre punti importantissimi che porteranno a giocarsi un altro big match delicatissimo mercoledì nel turno infrasettimanale contro i Lentigioni in esterna. Rimini che esordisce per la prima volta in stagione con la maglia a scacchi e, come si dice, meglio tardi che mai, biancorossi subito all'attacco con un'azione corale che porta a tiro Bonaventura, sfera al lato. Primo corner per i Rimini 10 minuti più tardi, a cross di Ghiri per poco non innesca giù, occasione che sfuma. Biti, tra i principali protagonisti dell'ultimo mese, decide di scaldare i guantugli ad Elbino che si rifugia in corner. L'estremo ospite si ripeterà nuovamente dal corner quando Righini pesca Bonaventura che in girata chiama nuovamente l'attenzione del Bino. Ad imitare il padre d'attacco questa volta è Ambrosini con una rovesciata che non inquadra lo specchio della porta. Alla mezz'ora, clamorosa occasione sprecata da Ambrosini che sul prossimo sinistro di Allotti arriva puntuale a tapina a due passi dalla porta ma spedisce alle stelle. La migliore occasione per la Collegiana arriva dai piedi di Crisi tre minuti più tardi, che lascia partire un diagonale dal limite sinistro dell'area che sfiora il palo di Scotto. Al 38esimo Scotto Allotti, dopo uno scontro duro con Taffi, prova ad entrare in campo ma si accassa subito a terra per il dolore al ginocchio. Rientrano nuovamente i sanitari biancorossi ma due minuti più tardi Muccioli è costretto alla sostituzione, fuori l'infortunato Allotti per Pasquini. Allotti lascia in campo portato a braccia dai compagni fino allo spogliatoio. Squadra a riposo sullo 0-0. Nella ripresa, già dopo soli 60 secondi di gioco, Bonaventura calcia potente in sinistro dal limite, chiamando la difficile parata il portiere della Collegiana del Bino, che si salva in corner. Al decimo, subito Cicarevic al tiro dalla distanza, ma troppo centrale per impedire del Bino, mentre 10 minuti più tardi arriva la traversa piena per la Collegiana con Cristiano che su punizione da 25 metri fa tremare tutti i neri, poi Petti rimedia in corner, evitando la mischia. Al 23esimo Guiebre si fa tutta la fascia a sinistra, poi viene murato dall'uscita bassa di del Bino. Prima della mezz'ora, strano episodio con protagonista Crisci, giovane toscano venuto a contatto con Giua, cade a terra fuori dal campo ma non viene assistito dal medico sociale della Collegiana, così si rialza e si ributta in campo. L'arbitro sospende il gioco per le cure ma ammonisce il giocatore per perdita di tempo. Passano due minuti e Bonaventura dribbla il suo marcatore, entra in area e lascia partire un destro di pochissimo al lato. Al 28esimo, sulla palla servita da Guiebre, Cicarevic si prova dalla riga dell'area piccola, ma De Vitis libera prima che la palla superi la linea di porta. Al 34esimo, l'episodio chiave. Mani in area di rigore di Benedetti sulla spizzata di Petti, nella punizione di Cicarevic. È rigore per i Rimini, sul dischetto si porta Ambrosini, che batte Del Bino e porta i vantaggi ai biancorossi con un tiro potente e centrale. In pieno recupero arriva il miracolo di Scotti che blinda la porta allungandosi sul tiro dalla lunghissima distanza di break, palla oltre la traversa e quindi solo corner. Al 50esimo Ambrosini ci prova ancora con un diagonale ma il Del Bino risponde presente. Riesce così l'impresa Rimini di ottenere 12 punti nelle ultime 4 partite e mercoledì nel turno infrasettimanale contro il Lentigione ci sarà da divertirsi.